Oggi torta, fichi, noci e mele. Tagliamo una mela a cubetti e una mela a fettine. Bagniamo con un po' di succo di limone. Tritiamo i grilli di noce. E tagliamo anche i fichi secchi a pezzetti. Uova. E vado a lavarmi le mani. E zucchero. E montiamo. Poi aggiungiamo il latte a filo e il burro. Uniamo il lievito alla farina e li setacciamo facendoli cadere nell'impasto. Incorporiamo con una spatola. Uniamo le noci, i fichi e la mela a cubetti e amalgamiamo tutto. Inviriamo una teglia 24 centimetri. Infariniamo e travasiamo il nostro impasto. Bellissimo. Appiattiamo un po' con la spatola. E infiliamo le fettine di mela. E via in forno a 180 gradi statico per circa mezz'ora. Dopo mezz'ora facciamo la prova dello stecchino. Ancora un po' umida, lasciamo ancora 5-10 minuti. Ci siamo. E adesso lasciamo raffreddare nello stampo. Una bella spolverata di zucchero a velo. Questa è una torta da credenza, buonissima perché è anche un po' umida all'interno. E poi l'abbinamento fichi e noci è spettacolare. Ideale quando? Per colazione, merenda, fine pasto, sempre.